Ciao a tutti, sono Edoardo, ciao! Scusate, ma ho dovuto portarlo, non ho voluto restare a casa. Vittorio, non voglio riferire cosa hai appena detto dei nostri colleghi. Sì, i nostri amati colleghi. Amatissimi, bravissimi. Ciao Mary, ciao Andrea. Ciao Mary, ciao Andrea. Ciao. Venite a trovarci così vi svergogniamo di fronte al pubblico finalmente. Venite. Partiamo con i titoli del nostro TG0 live show qui con il pubblico. Sentiamo subito il pubblico. Giornata convulsa. 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 Siamo anche in una sala che assomiglia un po' a una sezione di partito. No, mi ricorda quelle cose. Voi non ci potete vedere a meno che siate collegati in internet attraverso il sito di Repubblica.it o di Radio Capital, ma insomma c'è un che di clinico. Però è scaldato dalla vostra presenza. Vedo dei volti meravigliosi, bellissimi. Presti Giacomo, solo Berlusconi può fronteggiare la sinistra. Poi c'è Scilipoti, Scilipoti! Ecco. Vedi, neanche le battute dobbiamo scriverci, no. Ci pensa Scilipoti. Unica speranza per il paese. Sono veramente, cioè rabbrividisco l'idea che torni ancora Berlusconi. Ah. È il ritorno di Berlusconi numero 6. Beh, sono 6 gli episodi, no? È questo. Ragazzi, beh, è questo. Ma scusa, Il primo episodio. Il primo episodio fu nel 94, no? Berlusconi contro Occhetto, una cosa pazzesca, metto lì così. Nel 96, il secondo episodio. La gioiosa macchina da... stella della morte, esatto. Come si chiamava. L'impero colpisce ancora, Prodi poi, no? Nel 96 vinse lui, Prodi vinceva. Rutelli, poi il terzo episodio, nel 2001. Perché sei così concitato? Prodi, puoi dare ascolto al Star presidente? Wars. Però l'ultimo episodio che andrà in scena, quindi nel 2013, l'anteprima è questa, nel 2013 Berlusconi contro Grillo. Una riunione di 3 ore e mezza, esce un comunicato che sembra scritto dai democristiani dell'epoca più terribile degli ultimi anni. Alfano sta toccando con mano che non può esistere il segretario di un partito, può esistere il segretario del proprietario in quel partito. Finché Berlusconi è proprietario, il nodo di questa vicenda è che quel partito si sta interrogando: possiamo noi vivere di vita nostra rispettando il fondatore, rendendogli omaggio quotidianamente, però confinandolo nel ruolo di fondatore, visto che non ha più una forza elettorale propria come ha avuto in tutti questi anni, bisogna dire. È più ottimista di me il direttore di Repubblica. C'è un'altra domanda qui? Vai, alzati. No, allora, quando io sento parlare di Berlusconi, mi viene sempre in mente una frase, che è quella che il problema non è Berlusconi, ma il Berlusconi che è dentro ognuno di noi, no? Perché... La frase era: il problema non è Berlusconi in sé, ma Berlusconi in me. Esatto. O di panettone, ananas e albicocca. Alla signora, non hai mai mangiato un pezzo del genere? Mai mangiato, la prima volta, grazie. E forse è l'ultima, signora, credo che sarà l'ospedale qui vicino. Il nome, signora, il nome. Siamo in chiusura.